Cari amici e cari amiche, bentornati al consueto appuntamento con Momenti di Storia dedicato questa volta al racconto dell'insurrezione di Torino attraverso le testimonianze dei suoi protagonisti. Ci siamo già occupati dello sciopero pre-insurrezionale che il 18 aprile del 1945 paralizzò Torino. Oggi entriamo nel vivo di quelle giornate, delle giornate insurrezionali dell'aprile, quelle comprese tra il 24 e il 27. Sentiamo i nostri testimoni. Pare che l'insurrezione debba avere inizio dopodomani. Occuperanno le fabbriche, le squadre d'azione cacceranno via tedeschi e fascisti con l'aiuto delle formazioni partigiane che contemporaneamente da tutte le parti caleranno sulla città. È essenziale far presto affinché la liberazione avvenga prima dell'arrivo degli alleati che si stanno avvicinando, affinché trovino tutto in ordine e il nuovo governo popolare solidamente impiantato. Insistenti le voci che i tedeschi si preparino a sgomberare Torino. Sorvoli continui di aerei. L'altro ieri 11 piccoli allarmi. Stamani sono le 11:30. Già 4. Nel pomeriggio del 25 aprile 1945 il cardinale di Torino Fossati consegna una lettera al CLN con la richiesta del comando militare tedesco del diritto di transito per 48 ore delle due loro divisioni in ritirata dall'arco alpino e dalla Liguria dirette a Milano. Il CLN non accetta. L'impegno preso con gli alleati è che si chiede ai tedeschi la resa senza condizioni. Risalendo da San Mauro verso Gassino, è un affluire ininterrotto di macchine, motociclette, camion carichi di patrioti, i quali cantano, sventolano bandiere, tutte tricolori, non rosse, e gridano: "A Torino! A Torino!" La gente sui bordi delle strade applaude, saluta questi ragazzi che forse vanno incontro alla morte per la libertà di tutti noi. Le notizie da Torino sono entusiasmanti. È scoppiato lo sciopero generale. Alle 19 circa giunge l'ordine di attaccare, secondo le direttive prefissate. Le truppe partigiane, attestate sulle colline torinesi, avanzano. Alla manifattura tabacchi, operai armati delle SAP ci fermano. Ci facciamo riconoscere e ci abbracciano con esclamazioni di gioia. Ognuna delle mie donne sa dove andare, con chi mettersi in contatto, che cosa fare. La sera del 25 aprile alle 9 di sera, le formazioni partigiane agli ordini di Pompeo Colajanni sono arrivate alle porte della città e sono decise a marciare nella città per aiutare gli operai che si sono già impadroniti delle fabbriche. Però questi uomini ricevono l'ordine di fermarsi. È un accavallarsi di ordini convulsi, sono momenti convulsi, è difficilissimo gestire un evento drammatico come quello di un'insurrezione. Pare che comunque che l'ordine di fermarsi a Colajanni sia stato diramato non dal CLN ma dal colonnello inglese John Stevens, perché era in qualche modo questo lo strumento attraverso il quale gli alleati volevano ritardare il momento dell'insurrezione, che non vedevano di buon occhio, non vedevano di buon occhio che Torino, si liberasse da sola, non vedeva di buon occhio l'autonomia che la resistenza stava acquisendo in quelle giornate. Alla fine della serata, però, in questo convulso susseguirsi di situazioni molto delicate da affrontare, Colajanni decide di non tener conto dell'intervento di John Stevens e del suo ordine. Per cui, alla mattina del 26 aprile del 45, i suoi uomini entrano in Torino e l'insurrezione è totalmente dispiegata. Intanto però incominciava ad arrivare gente da tutte le parti con le notizie più disparate. Avevano occupato le fabbriche, i partigiani si avvicinavano, poi arrivò qualcuno a dire che c'era stato un controordine, che per quel giorno i partigiani non sarebbero entrati. Poi vennero a smentire la notizia. Il movimento insurrezionale si stava lentamente avviando. Le fabbriche occupate sono l'epicentro dell'insurrezione, diventano in mano agli operai delle fortezze da cui partire per conquistare la città. Rammento che il motivo più preoccupante ed insistente era la richiesta d'aiuto da parte delle fabbriche. Appena ricevuto l'ordine, gli operai le avevano occupate, fidando nell'arrivo dei partigiani. I partigiani invece non erano ancora arrivati, c'era stato un controordine, un disaccordo con gli alleati che volevano arrivare prima loro. Gli operai resistevano, continuavano a resistere, ma ora i tedeschi avevano circondato le fabbriche coi carri armati.
La periferia è interamente occupata dai patrioti. La zona centrale è invece ancora totalmente in mano ai fascisti, i quali, forti di una ventina di carri armati e di qualche autoblinda, resistono accanitamente. Si combatte attorno a via Asti, a Leyar in via Verdi, a Casa Littoria, a via Cernaia. L'ora più bella della mia guerra partigiana l'ho vissuta la sera del 27, quando ho attraversato Borgo San Paolo a bordo di una delle primissime macchine partigiane che erano arrivate in città. Ho capito cos'è l'entusiasmo di una folla quando non è comandato come nelle cerimonie fasciste, in mezzo ai fiori e alle bandiere, alle donne che piangevano, ai bambini che si gettavano in mezzo alle ruote. La sera del 27 aprile piove, cala il buio e a quel punto si smette di combattere. I tedeschi fascisti si concentrano nell'area tra la piazzetta Reale e i giardini reali e nella notte abbandonano la città. Sono circa 3.000 persone quelle che lasciano Torino finalmente libera in mano ai partigiani. I fascisti, che avevano cercato di asserragliarsi in alcune caserme del centro, sono scappati non appena i tedeschi hanno dato loro l'esempio nelle primissime ore del mattino del 28.